Edizione particolare del nostro video giornale, quest'oggi concentrata sull'economia. Siamo all'interno del museo appena inaugurato qui nello stabilimento Caligaris di Manzano per continuare a seminare e, come si dice, non perdere le radici. Allora andiamo a sentire subito le dichiarazioni a caldo del presidente del gruppo Alessandro Caligaris. Oggi praticamente è stato un momento dove abbiamo fatto, abbiamo creato praticamente un'attenzione alla nostra storia. Come tutte le aziende praticamente hanno una storia, la nostra è una storia lunga quasi 100 anni, e per questo abbiamo dovuto dedicare questo museo, questa parte della nostra showroom, dedicata appunto a delle pietre miliari del nostro tempo, probabilmente da questa sedia, che ovviamente è stata la sedia storica, quella che ovviamente mio nonno ancora ovviamente iniziato a produrre nel 1923, ai percorsi appunto delle sedie fino praticamente arrivare all'attuale. E quindi praticamente è far conoscere alle persone, ai nostri collaboratori, agli amici, agli imprenditori, a tutti quelli che sono veramente parte oggi, come si dice, del sistema economico, ma non solo di questo, probabilmente di quello che è stata la nostra storia dell'azienda. I numeri parlano chiaro, Caligaris sempre al primo posto per quanto riguarda a livello mondiale, no? E non solo locale. Ma senz'altro siamo un'azienda tra le prime 10 sul sistema dell'arredamento in Italia. Siccome il sistema dell'arredamento in Italia rappresenta nel mondo praticamente una parte determinante, significa veramente che siamo tra le aziende primarie nel mondo. Presidente, questi mesi di pandemia avevano fatto in qualche modo preoccupare le aziende rispetto agli effetti che la pandemia avrebbe potuto Sicuro. Avere sul vostro mercato. E detto questo, invece, pare che i consumatori italiani si siano ripiegati positivamente sulla casa e che invece il mercato stia tenendo. Come sta andando? Ma difatti c'era senz'altro una grande preoccupazione, in quanto veramente non fermo del sistema produttivo, dei consumi dettato appunto da questo Covid, ci preoccupava. In questi mesi qui abbiamo visto che c'è praticamente un'entrata a ordini positiva, forse determinata, come si vuol dire, dal far sì che la gente rinchiusa in casa ha valutato in maniera attenta qual è la situazione dei suoi mobili, dei suoi divani, dei suoi letti, e quindi oggi praticamente rinnova e quindi ci dà la possibilità di lavorare. Chi è Caligaris oggi? Quanti dipendenti avete? Quanto fattura l'azienda? Qual è la previsione di chiusura a fine anno? Allora, il gruppo veramente l'anno scorso ha fatturato oltre 160 milioni, siamo praticamente in circa 700 veramente collaboratori, sono veramente nel gruppo c'è la Caligaris, che è la produttrice ovviamente dei tavoli, delle sedie, ovviamente del sistema dining, c'è praticamente l'imbottito rappresentato dal marchio D3 e c'è l'illuminazione rappresentato dal marchio Lucia Plan. Senta Presidente, qual è il prodotto simbolo? Qui dentro abbiamo visto una sfilata della vostra storia, ma se lei dovesse scegliere in questi 100 anni il simbolo di Caligaris? Ma il simbolo dell'azienda è questo per me, perché questo rappresenta probabilmente quello che è stato il sistema anche produttivo di questo territorio. Gli uomini, come dicevo, facevano veramente la parte in legno, le donne lavoravano veramente le sedute, quindi impagliando. Quindi questo connubio di lavoro ha fatto sì che l'economia di questo territorio crescesse in maniera esponenziale e quindi tutte le famiglie praticamente avevano l'opportunità probabilmente di trovare una loro collocazione di lavoro. Le chiedo un'ultima cosa, il distretto della sedia ha passato anni molto difficili, il Covid sembra essere l'ennesimo momento difficile che vi siete trovati a vivere. Che cos'è oggi questo distretto? Ma questo distretto qui si è rinnovato, io vedo molte aziende che hanno attenzione al prodotto, quindi a creare veramente dei prodotti che abbiano una loro identità di qualità,
e quindi una presenza sempre di più verso i mercati del mondo, quindi non grandi produzioni ma produzioni molto più qualificate e distribuite con attenzione. La Caligaris è un'azienda che ha anticipato anche questi momenti, infatti come avevo avuto modo di dire prima, già nel 98 noi abbiamo creato una filiale negli Stati Uniti proprio per distribuire sul mercato americano, quindi mercato americano, mercato giapponese, mercati brevemente europei e quant'altro. Tra i presenti anche il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, temi toccati al termine dell'inaugurazione, chiaramente il settore della sedia non solo, rilancio dopo il lockdown e una battuta anche in merito agli aumenti dei casi di Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Caligaris è un brand internazionale, è un brand che aiuta a far conoscere il nostro territorio e devo dire anche l'eccellenza del nostro territorio nel mondo. Sicuramente la parte mobile, la parte arredamento è uno dei settori produttivi che hanno valorizzato di più questa terra e devo dire che anche durante, e ne parlavo proprio sia con il management di Caligaris ma non solo, anche con altre aziende, che è uno di quei settori che dopo il lockdown è riuscito a ripartire e ad avere un buon successo rispetto alle aspettative che ovviamente erano estremamente difficili. Noi dobbiamo sapere anche sfruttare in senso positivo ovviamente questi marchi del Friuli Venezia Giulia conosciuti per il mondo, perché c'è una sinergia di promozione che aiuti le imprese che vogliono investire in Friuli Venezia Giulia ma tutto il territorio. Facendo adesso, io penso che entro metà ottobre avremo il piano Friuli Venezia Giulia pronto. Devo dire è tutto difficile perché oltre a un mancato coinvolgimento del territorio da parte del governo, io l'ho chiesto anche all'ultima conferenza delle regioni e penso che tutte le regioni siano di questa linea, abbiamo situazioni un pochino surreali. Lei pensi che il Friuli Venezia Giulia non sa, ad esempio, Ferrovie dello Stato cosa ha chiesto di investimenti per il Friuli Venezia Giulia, cosa hanno chiesto ANAS, cosa hanno chiesto le autorità del sistema portuale, noi non sappiamo nulla. Sembra normale che per lo sviluppo di un territorio non sappiamo quello che fa il braccio destro rispetto a quello sinistro. Cioè, io capisco dopo le voglie di protagonismo dove questa voglia neocentratrice vuole coinvolgere tutto, ma noi non vogliamo primogeniture, vogliamo solo che dei soldi, se ci sono, vengano spesi bene, servono ai cittadini per creare posti di lavoro, per creare sviluppo, per guardare il futuro in modo più positivo. Mi auguro che sia questa sensibilità anche da parte del governo, ad oggi purtroppo non è così. Prevedibile, sta avendo così ovviamente in tutta Italia, abbiamo visto che è successo in Europa prima di noi, con centinaia di scuole chiuse in Germania, in Francia. Su questo noi dobbiamo cercare, e di questo ringrazio tutto il sistema sanitario regionale e il servizio prevenzioni, a fare tutti i tracciamenti. È chiaro, i disagi, mi rendo conto, sono estremamente grandi, però è tanto vero che se noi andiamo a restringere il più possibile i focolai, riusciamo a contenere il virus. Con le riaperture, dalle riaperture alle aperture delle scuole, è ovvio un aumento di contagi. Fortunatamente allo stato attuale non abbiamo un sistema ospedaliero sotto stress, ma dobbiamo far sì che non diventi sotto stress, quindi tutta la parte tracciamento è fondamentale, poi il comportamento che ognuno di noi ha è altrettanto fondamentale, perché evitare il contagio non vuol dire soltanto proteggere se stessi, ma vuol dire anche far reggere tutto il sistema.